Comune di Civitanova Marche, su proposta dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Civitanova, ed in collaborazione con l'azienda Teatri di Civitanova, ha organizzato al Teatro Anni Balcaro di Civitanova Alta Gli Invisibili, la solitudine dei giusti, il ricordo delle vittime delle mafie. Una rappresentazione teatrale che ha il patrocinio del Ministero dell'Interno ed è stata messa in scena proprio in occasione della ricorrenza del compleanno del giudice Borsellino. L'arrivo di questo spettacolo a Civitanova Marche nasce da lontano, perché abbiamo iniziato a parlarne nell'evento che abbiamo organizzato di orientamento per i giovani della nostra città, in collaborazione anche con le forze di polizia, le forze militari e anche le associazioni combattentistiche, proprio per dare un messaggio molto forte ai nostri giovani sul territorio. In quell'occasione abbiamo iniziato a parlare con la polizia, mi è stata proposta questa collaborazione abbiamo iniziato già a parlarne da lì, proprio di realizzarlo il 19 di gennaio, un giorno particolarmente importante per Paolo Borsellino. Quindi quello che vogliamo dare oggi è un messaggio legato naturalmente a quella che è la legalità, l'educazione civica, ma non soltanto. Si parla di eroi, si parla di solitudine dei giusti. Questo è vero sempre, è vero relativamente alla mafia, ma non soltanto. Quindi quello che vogliamo dare ai nostri messaggi, ai nostri ragazzi, come messaggio è proprio quello di combattere per il bene in qualsiasi ruolo essi si trovino, in qualsiasi scelta essi si trovino davanti. Non bisogna necessariamente essere eroi e morire per dimostrare qualcosa. Noi oggi celebriamo la vita di queste persone. Queste persone sono morte da eroi perché hanno vissuto da eroi. Questo è quello che vogliamo dire ai nostri ragazzi, ce ne sono tanti, siamo davvero contenti di avere molte famiglie, molti giovani, ci sono le scuole, ci sono i dirigenti scolastici, è davvero un bellissimo messaggio che i giovani e la cittadinanza abbiano risposto in questo modo. Naturalmente è fondamentale parlare di cultura della legalità ovunque, non solo diciamo in quelle che sono le regioni più tristemente famose, più tristemente famigerate, ma la cultura della legalità deve essere ovunque, è per tutti, deve essere per tutti. Gli invisibili sono gli uomini e le donne delle scorte e quest'opera dà la voce ad Antonio Montinaro, morto nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Angelo Corbo, anche lui, su una delle tre auto di scorta che miracolosamente scampò all'attentato. Emanuela Loi, prima donna poliziotto a cadere vittima della mafia a soli 24 anni, vittima del tremendo attentato di Via D'Amelio del 19 luglio 1992, dove perse la vita il giudice Paolo Borsellino. Roberto Antiochia invece morì sotto una raffica di spari dopo aver tentato di fare con il suo corpo da scudo al vicequestore d'amico Ninni Cassarà il 6 agosto 1985. E altri ancora, come Vito Schifani, Rocco Di Cillo e ancora Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Cosina e Claudio Traina. Ringrazio l'Associazione Nazionale della Polizia, sezione di Civitanova, e l'amministrazione comunale Civitanova che hanno organizzato questo evento. Grande sensibilità da parte loro nel ricordo delle nostre vittime, insomma, dello Stato, che hanno sacrificato appunto la loro vita per degli ideali importanti. Messaggio importante per tutti noi, per i giovani e non solo per i giovani, ricordiamocelo. Per me è molto toccante perché comunque in quel periodo, nel 92, dopo la strage di Falcone, io sono stato inviato lì come missione alla Criminal Pol, quindi ho vissuto anche indirettamente questi momenti tragici per il nostro paese. La convivenza sociale e la collettività richiedono sempre sicurezza, ognuno diciamo deve essere distinta secondo le varie aree, no? Quindi questi sono solamente dei moniti, degli insegnamenti per noi importanti da seguire nella lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità comune. Importante è non perdere il ricordo di queste nostre vittime, perché veramente si sono sacrificate per il nostro anche benessere attuale. Allora, il messaggio è questo qui. In pratica parliamo delle vittime delle mafie,
Le vittime delle mafie, io ci ho tenuto a proporlo all'assessore Capponi e quindi chiaramente al sindaco, al comune di Civitanova Marche, che ha accettato di mettere in atto quest'opera. Perché? Perché io sono convinto che non si può parlare di mafia solo ed esclusivamente nei luoghi conosciuti, bisogna parlare dappertutto. Ed inoltre, se ci sono vittime di mafia, vuol dire che la mafia esiste e pertanto noi dobbiamo non avere paura e combattere a ogni costo per affermare la legalità. Sul palco si sono alternati una serie di monologhi interpretati dagli attori della nuova compagnia teatrale di Verona per la regia di Enzo Rapisarda. Gli invisibili, la solitudine dei giusti è uno spettacolo che nasce il 23 maggio dello scorso anno, proprio in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, nonché del quarantennale dell'omicidio del generale Dalla Chiesa, della moglie e dell'autista Domenico Russo. Ed è uno spettacolo che nasce per dare visibilità, per dare il giusto merito a quegli uomini e quelle donne che hanno fatto parte, fanno parte delle scorte, che sono gli invisibili. Sono quelle donne, quegli uomini che hanno fatto del dovere una missione di vita. E portiamo in scena proprio alcune testimonianze, come quella di Emanuela Loi, come quella di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Falcone. E ci sono anche altre testimonianze, come quelle della sofferenza di una madre, perché quando viene ucciso un poliziotto, un carabiniere, non muore soltanto nella circostanza il colpito, ma viene distrutta l'intera famiglia. E allora ci sarà anche un bellissimo intervento in questo spettacolo recitato di un'attrice che interpreta la madre di Roberto Antiochia, che fece col proprio corpo da scudo a Ninni Cassarà. E poi un'altra testimonianza del personaggio che portiamo in scena è tutt'oggi in vita ed è un sopravvissuto, è Angelo Corbo, che faceva parte della scorta di Falcone ed era sull'ultima auto della scorta e si salvò. E racconteremo proprio come ha vissuto e come vive da sopravvissuto questa sua terribile esperienza. E poi c'è un intervento molto bello, una poesia di Marilena Monti dedicata a Paolo Borsellino, che proprio oggi avrebbe compiuto gli anni. Quindi è un momento di festa anche, per festeggiare il magistrato Paolo Borsellino. E ricorderemo stasera anche un ragazzino morto a soli 15 anni dopo oltre 700 giorni di prigionia, Giuseppe Di Matteo, che anche oggi, il 19 gennaio, avrebbe compiuto gli anni, ma fu ammazzato da quelle bestie e sciolto nell'acido. Un evento che riporta alla stretta attualità. È proprio di questi giorni, infatti, la cattura da parte delle forze dell'ordine del boss mafioso Matteo Messina Denaro, a dimostrazione che lo Stato risponde anche attraverso il sacrificio di molti suoi uomini che vanno onorati per il loro alto senso del dovere e fede nella giustizia e nella legalità. Ed è una cosa che ci ha fatto tantissimo piacere la coincidenza, ma come molti magistrati si sono affrettati a dire, la mafia, o meglio le mafie, cosa nostra, non è sparita, perché è stato catturato il numero uno dei latitanti. Cosa nostra c'è, ha cambiato pelle. Come diceva Buscetta, già dagli anni Ottanta i mafiosi non erano più i rozzi contadini, pian piano avevano capito che i colletti bianchi erano i nuovi abiti che avrebbero dovuto indossare. Quindi la mafia c'è e non dobbiamo abbassare la guardia.